Gli aerei da caccia, o più comunemente caccia, sono molto spesso il velivolo in grado di fare la differenza in una guerra aerea. Queste armi militari volanti possono lanciare colpi devastanti oltre le linee nemiche e decretare la distruzione di intere città in pochi minuti. In questo video vi presentiamo i 10 caccia più potenti e versatili al mondo. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per sapere quali tecnologie hanno a bordo. Numero 10. F-15 Eagle. Questo caccia fa sembrare semplici giocattoli la maggior parte degli altri aerei militari in servizio. Il McDonnell Douglas F-15 Eagle è un caccia multiscopo progettato per distruggere i sistemi di difesa degli eserciti nemici. Se avete bisogno di un jet che non perde tempo e ottiene risultati degni di nota, questo è il velivolo che fa per voi. È equipaggiato con armi a lungo raggio e dispositivi elettronici altamente tecnologici che possono individuare, puntare e attaccare i velivoli nemici a grande distanza. Mentre viaggia in uno spazio aereo controllato dai nemici, l'F-15 può sganciare anche un'enorme quantità di missili aerei che supera la media dei caccia della stessa grandezza. Il rapporto tra potenza del motore e peso basso permette ai piloti di manovrarlo agilmente senza perdere velocità. Numero 9. Sukhoi Su-35. Il Sukhoi Su-35 è un altro aereo da caccia capace di far arrossire di vergogna molti velivoli militari. Discende da una lunga genealogia di caccia molto potenti ed è il prodotto finale di anni di innovazioni tecnologiche cominciate con il Sukhoi Su-27M, il primo aereo della linea a superare le capacità medie dei cacciabombardieri. Esistono pochi velivoli da guerra in grado di competere con il Su-35. Nato per adempiere scopi multipli e variegati, questo caccia è l'epitomo di velocità e facilità di manovra. Nonostante la flessibilità, può trasportare una tonnellata di armi ed equipaggiamenti pesanti. A bordo presenta un cannone da 30 mm capace di sparare 150 colpi e 12 piloni alari agganciati sulla fusoliera e le ali, in grado di sostenere fino a 8.000 kg di artiglieria. Il caccia può individuare bersagli in volo a 400 km di distanza e mantenere sotto tiro più di 30 obiettivi contemporaneamente, ma soprattutto può volare per 3.500 km senza mai dover scendere a fare rifornimento. Numero 8. Mikoyan MiG-35. Il Mikoyan MiG-35 è relativamente moderno rispetto a molti altri aerei da caccia di questa lista. Ha avuto il suo debutto nel 2007, ma nei suoi soli 15 anni di attività ha già rivoluzionato il modo in cui i velivoli militari operano nei cieli. Progettato dalla United Aircraft Corporation, questo caccia russo multiscopo è dotato di numerosi dispositivi ad alta tecnologia. Tra i più intriganti ci sono il sistema radar, la capacità di agganciare obiettivi con capacità millimetrica e il sistema di posizionamento ottico OLS, che lo rende praticamente invisibile ai radar. È equipaggiato con un cannone automatico a 100 colpi, missili aerei, bombe ed armi che sfruttano puntatori laser. Queste caratteristiche lo rendono meno dipendente dal controllo via terra, gli permettono di non essere intercettato in volo e di condurre missioni con obiettivi variegati. Numero 7. Saab JAS 39E Gripen. Il Saab JAS 39E Gripen è senza dubbio uno dei caccia più affascinanti dal punto di vista estetico. Il suo aspetto esterno è impeccabile, ma le sue capacità in volo sono anche più impressionanti. È stata l'azienda svedese Saab AB a progettare questo aereo a motore unico, con ala delta per una velocità supersonica e alette canarde per la stabilità. L'obiettivo era creare un caccia versatile da usare nelle missioni di ricognizione, e il Gripen si è sempre dimostrato eccellente nelle sue performance. È stato sviluppato nel 1979, ma col passare del tempo è stato aggiornato fino alla progettazione dell'ultima versione, presentata nel 2003. Un aspetto molto importante del Gripen è la sua compatibilità con un gran numero di armi, inclusi missili a breve e lungo raggio, e bombe con puntatori laser. Nella sua artiglieria sono inclusi un cannone, missili aerei e bombe a lunga gittata. Numero 6. Shenyang FC-31. Lo Shenyang FC-31 non è popolare come altri aerei da caccia nella lista, ma ha comunque ricevuto molte attenzioni da numerose forze militari e altrettanti appassionati di velivoli di guerra. E non è difficile capire perché. Lo scopo principale di questo velivolo cinese era coniugare la potenza militare di un jet di quinta generazione
con dei costi contenuti, per andare incontro alle potenze che non potevano permettersi spese ingenti. Il progetto è il risultato di una collaborazione tra l'Esercito di Liberazione Popolare e la Shenyang Aircraft Corporation. Con 16 metri di lunghezza, 5 di altezza e un'apertura alare di 11 metri, l'FC-31 sembra un caccia come tanti, ma possiede una capacità di mimetizzazione straordinaria, un cannone interno, 3 piloni alari su ciascuna ala e 2 piattaforme per lanciarazzi nella fusoliera, ognuna delle quali può inviare fino a 2 missili alla volta, in aria o a terra, per un impatto devastante. Numero 5. JF-17. Il JF-17 Thunder, conosciuto anche col soprannome di Fierce Dragon, Drago Feroce, è un cacciabombardiere multiscopo a motore singolo realizzato in collaborazione dalla Chengdu Aircraft Corporation in Cina e l'Aeronautical Complex in Pakistan. Il costo di 465 milioni di euro è stato diviso equamente tra i due paesi, con l'obiettivo di costruire un'alternativa efficiente e abbordabile ai caccia occidentali. Lo scopo è stato raggiunto con successo grazie al carico da oltre 4.000 kg di armi, che include anche missili aerei e di terra. Grazie ad un avanzato sistema di gestione della stiva, può integrare le sue capacità tecnologiche con quasi tutte le armi esistenti sul pianeta. Oltre ai missili, a bordo sono presenti un cannone a canne congiunte installato sotto la bocchetta per l'aria sul lato sinistro e spazi appositi per l'utilizzo di armi prive di coordinate inseribili, come lanciarazzi, bombe a caduta libera e antipista. Numero 4. HAL Tejas. Quando l'India ha realizzato LCA Tejas MK, lo ha fatto per fornire al mercato un'alternativa economica dal design semplificato che avesse comunque una notevole potenza militare. L'HAL Tejas si è inserito perfettamente in questo contesto in quanto caccia leggerissimo di generazione 4.5. È un velivolo a pilota singolo, ma può essere modificato per portare a bordo un copilota. A bordo è stato installato un unico motore General Electric F404 da 90 e 53,9 kN, rispettivamente con e senza post-combustore. Il Tejas ha inoltre una capacità massima di carico da 4.000 kg, per un totale di peso massimo al decollo pari a 13.000 kg. Molte di queste caratteristiche non sono particolarmente innovative, ma questo caccia si distingue dalla massa per la sua velocità, che può raggiungere il valore di 1.8 Mach, con un'autonomia di crociera media di 850 km, che si fermano a 500 per il volo in combattimento. È in grado di distruggere intere città ancora prima di essere visto. Numero 3. CF-104 Starfighter. Ci sono molti particolari tecnologici che un jet deve rispettare per essere considerato efficiente, e la velocità è uno dei principali. È per questo che il Canadair CF-104 Starfighter si piazza al terzo posto della nostra lista. Conosciuto anche come Silver Surfer, questo caccia canadese è riuscito a raggiungere la velocità straordinaria di 2.1 Mach, ovvero 2.500 km/h a 11.000 metri di altezza. È stato progettato come una versione aggiornata del Lockheed F-104 Starfighter degli Stati Uniti. Oltre ad avere un motore Orenda J79 OEL-7 che gli consente una spinta da oltre 6.000 kg, è costruito appositamente per sopportare colpi nucleari e attraversare senza danni leggere turbolenze. Ha debuttato nel 1969 e ha servito il suo paese per 25 anni, stabilendo molti record di velocità e altitudine. Lo Starfighter è infatti uno dei pochi velivoli al mondo ad aver detenuto simultaneamente 3 record: velocità, altitudine e tempo di risalita. Ancora oggi è ricordato come uno dei migliori caccia canadesi di sempre. Numero 2. Mitsubishi X-2 Shinchin. Il Mitsubishi X-2 Shinchin non è come gli altri jet della lista. Potreste immaginarlo come il precursore pacifista di tutti i caccia di ultima tecnologia, perché nonostante sia un velivolo di quinta generazione, non viene usato né in attacco né in difesa. I giapponesi lo hanno creato come tester per le ultime tecnologie in campo aereo. Questo significa che molte tecnologie che vengono successivamente installate a bordo dei caccia di tutto il mondo vengono prima testate su questo jet, a partire dai sistemi radar per finire con missili e cannoni. L'idea dello Shinchin è balenata nella mente dei giapponesi in seguito al rifiuto statunitense di vendere degli F-22 Raptors per scopi simili. Tuttavia, sebbene sia nato per testare le ultime tecnologie e non per combattere, il governo giapponese ha ammesso di non essere contrario all'ipotesi di utilizzare lo Shinchin in tempi di guerra.
È possibile quindi che un giorno si liberi della sua timidezza per scendere in battaglia. Numero 1. NGAD. Quando le foto di questo aereo da caccia sono comparse sul web, gli appassionati di velivoli militari hanno perso la testa. Qualsiasi potenza armata di una bestia simile potrebbe distruggere intere nazioni in pochi secondi. Questo caccia sembra uscito direttamente da un film di fantascienza, e il motivo è che proviene veramente da un set cinematografico, precisamente quello di Independence Day, Rigenerazione. Nella vita reale non esiste, o quantomeno non ancora, perché secondo alcune indiscrezioni, gli Stati Uniti stanno cercando di costruire un prototipo simile da presentare al mondo nel 2030. Si chiamerà NGAD e sarà il primo cacciabombardiere di sesta generazione. Secondo gli esperti, sarà più grande, più veloce e più potente di qualsiasi altro jet. Per quanto ne sappiamo, l'aeronautica militare americana ha già costruito un prototipo di base nel settembre 2020, ma il governo centrale sta cercando attivamente di mantenere segreti i suoi futuri obiettivi. Che tipo di tecnologie fuori dal comune verranno installate sull'NGAD secondo voi? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.